The teenager known as the Barefoot Bandit. After 2 years on the run, the so-called Barefoot Bandit. The teenager nicknamed the Barefoot Bandit is finally behind bars. Holden Harris Moore was captured wearing shorts, a t-shirt, and yes, he was barefoot. Barefoot Bandit, the cocky teenager who left those signature chalk footprints at his crime scene. You kind of had a taste of what it was like to be the authorities chasing him because you would go and go and go. General Colton Harris Moore was arrested after police shot out the engines on a boat he had stolen. He apparently arrived in the Bahamas a week ago after crash landing a plane he had stolen in the US. Harris Colton. Immagina questo, hai 17 anni, stai guidando un aereo e ti devi schiantare su una montagna per non essere arrestato. Ce la faresti a uscirne vivo? E se ti dicessi che c'è qualcuno che lo ha fatto veramente? Questo adolescente era ricercato dall'FBI ed è riuscito a sfuggire alla cattura per anni, diventando un eroe. Ha commesso centinaia di furti, tra cui auto, barche e aerei. Sì, hai sentito bene. Ha rubato e pilotato 5 aerei senza nessuna esperienza di volo, sopravvivendo a 4 schianti. E tutto questo senza indossare scarpe. No, non è la trama di un film. Questa è la storia di Colton Harris Moore, conosciuto come The Barefoot Bandit, il bandito scalzo. Marzo 1991. Ci troviamo negli Stati Uniti, più precisamente a Mount Vernon, una città nello stato di Washington. Qui nasce Colton Harris Moore, ma cresce poco distante, sull'isola di Kameno. Bagnata dall'Oceano Pacifico e con una fitta vegetazione all'interno, diventerà per lui, oltre che una casa, un vero e proprio fortino. L'infanzia è un periodo difficile. Suo padre, Gordon Moore, abusava di alcol e droghe, abbandona la famiglia quando Colton è ancora un bambino, lasciando alla madre Pamela Kohler l'affidamento esclusivo. La situazione finanziaria non è delle migliori e i due finiscono a vivere in una roulotte. Pamela non riesce ad essere una figura stabile per il figlio. Questo momento di forte sconforto la porta a cadere nella trappola dell'alcolismo, da cui non riuscirà mai ad uscire. Ma Colton da questo impara una lezione di vita molto importante. Deve contare solo su se stesso. All'età di 7 anni scappa di casa regolarmente e trascorre spesso giorni interi nelle foreste vicine. Per sopravvivere entra nelle case per rubare cibo e coperte. Spesso ne approfitta anche per fare una doccia calda e giocare videogame. Vi ricordo che ci troviamo su un'isola di 17.000 abitanti, numero che aumentava solo nei mesi estivi con l'arrivo dei villeggianti. Per tutto il resto dell'anno la maggior parte delle case erano vuote. La prima condanna per violazione di proprietà privata arriva all'età di 12 anni e Colton passa tutto l'anno seguente entrando e uscendo da centri di detenzione minorile. Anche il percorso scolastico, nonostante fosse un bambino estremamente intelligente, non è stato lineare. Per un periodo frequenta la Stanwood Middle School, ma viene trasferito alla Lincoln Hill Alternative School a causa di problemi disciplinari. Nessuno si prende cura di lui e va a scuola con vestiti sporchi e spesso addirittura senza scarpe, abitudine che come vedremo conserverà. Questo lo rende però un bersaglio facile per i bulli. Alla fine smette di andare a scuola verso il primo anno di high school che in America si frequenta intorno ai 14 anni. Ma la scuola prima di sparire completamente dalla vita di Colton gli fa un regalo, un compagno che diventerà il suo primo, ultimo e vero insegnante. Harley Davidson Ironwing è un ragazzo di 2 anni più grande, che quando vede Colton aggredito dagli altri ragazzi, interviene, guadagnandosi la sua fiducia. Davidson è più esperto ed ha alle spalle una condanna di 2 anni per furti in abitazioni. Tenendo fede al suo cognome, Ironwing, ala d'acciaio, insegna a Colton tutto quello che sa prendendolo sotto la sua ala protettrice. I due iniziano ad entrare insieme nelle case e le regole di Davidson sono molto semplici. Non si entra nella casa di una persona che conosci, non accendere mai la luce e soprattutto se vieni scoperto, pensa solo a correre. He's like I am. He's smart. He learns real quick. Dopo poco le loro strade si dividono, ma Colton farà tesoro di quei consigli. Ormai non più vincolato dal sistema scolastico, continua a violare la legge e il 14 luglio 2006 è stato emesso un mandato per il suo arresto.
Diventato ormai ufficialmente un ricercatosi dalla fuga, allestisce accampamenti nascosti nel profondo dei boschi dell'isola di Kamenu, continuando la sua pratica di svaligiare case. In alcune delle case in cui fa irruzione trova dei computer a cui accedere e, utilizzando le carte di credito che era riuscito a rubare, fa diversi ordini online per migliaia di dollari. Quando i proprietari delle carte se ne accorgono è troppo tardi, i soldi e gli oggetti comprati sono spariti insieme a lui. 9 febbraio 2007. Colton fa uno strappo alla regola e commette un errore. Si trova in una casa vuota e decide di accendere la luce. I vicini, sapendo che il proprietario non si trova in città, si insospettiscono e chiamano le autorità, che arrivano tempestivamente. Questa volta scappare è impossibile e Colton viene preso. Adesso ha 16 anni. Era in fuga da più di 6 mesi e ora le accuse penali ammontano a 23, la maggior parte delle quali per furti con scasso. Colton Harris Moore decide di stringere un accordo con i pubblici ministeri, si dichiara colpevole e viene condannato a 3 anni da scontare presso la Green Hill School, una struttura di detenzione minorile di massima sicurezza a Chehalis. La polizia ha vinto una battaglia, ma nessuno sa che la guerra deve ancora iniziare. In 2007 he was caught, convicted of 3 counts of burglary, and sentenced to 3 to 4 years in a minimum security facility. Colton dimostra di essere uno studente detenuto modello alla Green Hill School e viene trasferito il 14 febbraio 2008 al Griffin Home Residential Treatment Center. Situato a Renton, Washington, il Griffin era una casa di accoglienza con sistemi di sicurezza molto più blandi. Alcuni hanno ipotizzato che il suo comportamento esemplare fosse solo uno stratagemma per farsi trasferire in un posto con migliori opportunità di fuga. 2 mesi dopo, il 29 aprile, diventa chiaro che questa teoria non era del tutto sbagliata. Infatti Colton scivola attraverso una finestra aperta e si dilegua. Teen Houdini Colton Moore has been on the run since he escaped 3 months ago from a group home on... Poche ore dopo fu emesso un mandato di arresto e Colton, scappato dal Griffin Home, ruba un'auto e torna a Kamenu. I residenti dell'isola iniziano a notare degli strani ordini fatti con le loro carte di credito, come kit di sopravvivenza, equipaggiamento da campeggio e deterrenti per animali. Pensate, persino uno spray al peperoncino anti-orso. Tuttavia, quello che insospettisce maggiormente la polizia è l'acquisto di tecnologie ben più avanzate, come occhiali per la visione notturna, bussole, radio e sistemi GPS. È chiaro che Colton si sta preparando per qualcosa di grande e vuole essere un passo avanti alla polizia. Questa volta le autorità locali sono preparate e organizzano una campagna aggressiva per la cattura. Più volte lo sceriffo trova gli accampamenti di Colton, ma lui riesce ogni volta a scappare per un pelo, addentrandosi sempre di più nel cuore del bosco, dove l'erba è alta e gli alberi sono fitti. È cresciuto lì e conosce ogni centimetro di quel luogo come le sue tasche, un labirinto in cui si sa muovere meglio di chiunque altro. Kamenu è la sua corazza. Sheriff Mark Brown has been on Colton's trail for 6 years. He's comfortable living in the woods and there's a lot of places where he can hide himself. Anche le doti fisiche del ragazzo sono notevoli. Riesce ad arrampicarsi senza sforzo sugli alberi per nascondersi e marcia a piedi nudi su terreni accidentati per giorni senza mai fermarsi. Alcuni funzionari di polizia della contea hanno riferito che una volta avvistato non avevano nemmeno il tempo di puntare la torcia, che era già scomparso. Sembrava essere un fantasma. A questo giro anche i media locali lo notano e presto iniziano ad apparire notizie su questo misterioso teenager fuorilegge. Il 18 luglio 2008 la storia di Colton riceve una significativa esposizione mediatica quando 2 vice sceriffi dell'isola di Kamenu hanno dato la caccia ad una Mercedes nera che era stata vista guidare in modo spericolato. Mentre l'auto della polizia si avvicina, l'autista della Mercedes salta improvvisamente fuori e corre via nel bosco. Non riescono a vederlo in faccia, ma salta subito all'occhio un particolare: non indossa scarpe. Quando la polizia perquisisce la Mercedes, trova decine di carte di credito rubate, telefoni cellulari e una fotocamera digitale in cui ci sono ancora alcuni autoscatti. Colton Harris Moore è stato rapidamente identificato come la persona nella foto, inclusa un'immagine in cui lo si vede sdraiato nel mezzo della foresta mentre guarda dritto verso la telecamera. L'immagine diventa subito virale e crescono i fan.
A questo punto il fuggitivo di 17 anni si era guadagnato un soprannome accattivante per la sua abitudine di commettere i crimini a piedi nudi. Era nato il mito del Barefoot Bandit, il bandito scalzo. For the Barefoot Bandit. The Barefoot Bandit. Barefoot Bandits. The teenager known as the Barefoot Bandit. One of America's most wanted criminals, the Barefoot Bandit has been... A causa di tutta questa attenzione mediatica, Colton decide di fuggire dall'isola di Kameno, rubando una barca per andare sull'isola di Orcas, nella contea di San Juan, che per le mie radici campane mi devo sforzare a non chiamare San Juan. Comunque, subito dopo il suo arrivo, l'ufficio dello sceriffo della contea inizia a ricevere un crescente numero di denunce per furto con scasso, provocando allarme in tutta la piccola comunità dell'isola. Le cose hanno raggiunto un livello così critico che il 2 ottobre 2008 si scomoda la Orcas Island Chamber of Commerce. Non serve che sappiate cos'è, vi basti sapere che viene indetto un meeting speciale per affrontare l'improvvisa piaga delle frazioni, che nel frattempo erano diventate sempre più sofisticate. Colton aveva imparato a disattivare gli allarmi, anche quelli più elaborati delle attività commerciali. Era persino riuscito a sottrarre da una caserma dei pompieri una telecamera di infrarossi per verificare che i posti fossero vuoti prima di entrare. La polizia allora intensifica gli sforzi per la cattura. Scatta la caccia all'uomo. Il 12 novembre 2008 il ragazzo capisce che è arrivato il momento di scappare dalla rete della polizia che era stata allestita apposta per lui sull'isola di Orcas e intende farlo in modo spettacolare. Ruba da un hangar un Cessna 182, parliamo di un aereo monomotore. Nonostante non avesse precedenti esperienze di volo, è stato in grado di decollare con successo dall'isola e volare verso est per quasi 500 km. Atterra sulla riserva indiana di Yakama e fugge via prima che le autorità potessero arrivare. Si ritiene che abbia imparato da solo a volare leggendo libri sugli aerei, guardando DVD didattici, analizzando centinaia di video su internet e giocando per ore ad un videogioco, Microsoft Flight Simulator. I'd say this is like out of a movie and it's going to become a major motion picture. In realtà la passione per l'aeronautica Colton la dimostra da sempre. La madre più volte racconta di quanto da piccolo la pregasse di essere portato all'aeroporto per vedere gli atterraggi. La passione col tempo diventa un'ossessione che plasma un sogno, quello di volare. Alcuni suoi ex compagni della casa di accoglienza, il Griffin per capirci, riferiscono che durante il periodo di detenzione Colton non aveva fatto altro che disegnare aerei, arrivando a tappezzare l'intera stanza, ma nessuno poteva neanche lontanamente immaginare quello che sarebbe successo. L'atterraggio non è dei migliori e parte dell'aereo si distrugge con l'impatto. Quando l'aereo fu trovato, la polizia pensò che fosse stato rubato da dei corrieri per trasportare droga e in un primo momento il fatto non fu collegato a lui. Per ora l'impresa che diventerà leggenda è passata inosservata. The story of this teenage burglar is capturing the imagination of many people. He's also become something of a folk hero. For every crime Colton Harris Moore allegedly commits, the legend grows. There's a danger in glorifying criminals like this. It's not a good role model. L'eroe è per definizione chi dà prova di grande valore e coraggio affrontando gravi pericoli e compiendo azioni straordinarie, ma ci sono anche eroi non convenzionali che rompono le regole e seguono i propri ideali. Colton Harris Moore rientra proprio tra questi. Compie azioni sbagliate ma lo fa dimostrando qualità straordinarie. A guy who's a kind of a petty criminal. I don't think that anybody can really say this guy's a petty criminal. He's an extraordinary criminal. Dopo il furto dell'aereo, Colton ruba una serie di auto e rimane in movimento viaggiando tra Reno, Sacramento e più in generale ad est di Washington. Mentre era in fuga, i pubblici ministeri di Island County gli presentano più di 10 accuse, tra cui furto d'identità e volo illegale per evitare il processo. Colton però non intende restare fuori a lungo e nel maggio del 2009 torna a casa, Kameno, dove riprende a giocare al gatto e il topo con il dipartimento dello sceriffo della contea dell'isola. Per lui è iniziata la sfida. Nelle prime ore del mattino del 19 giugno 2009, forza la serratura di un'auto pattuglia parcheggiata davanti alla casa di un vice sceriffo e ruba l'attrezzatura della polizia, tra cui un telefono cellulare, un fucile e una scorta di munizioni. Ora riflettiamoci bene. Colton nel commettere i crimini non ha mai usato violenza fisica, non ha mai minacciato o fatto del male a nessuna delle vittime, al massimo ai loro portafogli. A dire il vero sono pochissimi i proprietari di casa che sono riusciti a malapena di intravederlo prima che scappasse con il bottino. Quindi prendere quell'arma dall'auto aveva un solo obiettivo, lanciare un segnale. Quale?
far sembrare quelli che lo stanno cercando semplicemente degli idioti. In risposta, il dipartimento dello sceriffo mette in campo tutti gli uomini che ha a disposizione per catturare l'adolescente. Anche se a questo punto Colton Harris Moore è diventato scaltro, calcolatore, attento e meticoloso nelle sue attività, riesce a stare sempre parecchi passi avanti alle forze dell'ordine. Per tutta l'estate del 2009 fino all'autunno inoltrato, continua a girare da un'isola all'altra. Le isole nella parte nord-ovest dello stato di Washington, molto vicine tra di loro anche se appartenenti a contee diverse, sono il personale triangolo delle Bermuda di Colton, in cui riesce a far sparire le sue tracce. Va avanti con questo ping pong fino all'11 settembre 2009. In questa data ruba il suo secondo aereo, un Cirrus, dall'aeroporto pubblico dell'isola di San Juan. Scusatemi, San Juan. E vola fino all'isola di Orcas, atterrando sulla pista dell'aeroporto pubblico dell'isola senza intoppi. Da lì ruba una barca e si dirige a Point Roberts, in Canada. Da qui il suo percorso di furti con scasso si estende attraverso la British Columbia e arriva fino a Bonners Ferry, nell'Idaho settentrionale. Solo 18 giorni dopo il suo ultimo volo, il 29 settembre 2009, Colton fa irruzione in un hangar proprio a Bonners Ferry e decolla con un altro Cessna, il suo terzo aereo rubato, con cui riesce a volare verso ovest per più di 400 km. Arrivare di nuovo all'isola di Kameno era l'obiettivo, ma l'aereo non ha abbastanza carburante e Colton deve effettuare un atterraggio di fortuna tra le montagne, vicino Granite Falls. L'aereo si schianta, ma lui ne esce illeso. Adesso diventa evidente per le forze dell'ordine che i furti dei tre aerei sono collegati a lui. Questa volta la notizia fa il giro del mondo. Il teenager diventa l'idolo dei giovanissimi. Lo acclamano, lo considerano un eroe, tifano per lui e vogliono vederlo avere la meglio sulla polizia. Fioccano su Facebook centinaia di pagine create dai fan con migliaia di follower. E c'è anche chi cerca di monetizzare creando gadget e magliette. Colton Harris Moore is an online anti-hero. Not just one, but dozens of Facebook fan pages. Thousands of fans on Facebook cheering his every move. Barefoot Bandit has become a folk hero. Facebook fan club. 7,497. Members. Yeah. People who took the time to sign up as a member of Colton's fan club. Yeah. Online commenters root him on. You are a true hero, says one. You can move in my house in Greece, says another. Sales of these Colton Harris Moore fan club shirts are suddenly booming. Buy a Colton Harris Moore hat, a Colton Harris Moore necktie, a Colton Harris Moore t-shirt. Il suo comportamento quasi da personaggio fumettistico fa breccia nel cuore delle persone e oltre le pagine di Facebook, su YouTube sono centinaia i video che parlano di lui. I'm going to be talking about Colton Harris Moore, also known as the Barefoot Bandit from Kameno Island, Washington. This is a tribute to the great Harris Moore. His name is Colton Harris Moore and he's known as the Barefoot Bandit. He stole three airplanes. How do you steal an airplane? A song about Colton Harris Moore. Harris Moore, do not bore me. Crisscross the country, steal your plane while in flight. A guy called Colton Harris Moore, who is also known as the Barefoot Bandit. Living way out on the island, down by the airstrip. He loved to watch the fancy little planes. Big one house at the end of the road. Open window, big fridge full. Island boy can't help his hunger. He's in trouble again. Fast as he can, he's going anywhere but here. Colton Harris Moore è sulla bocca di tutti. Anche la madre Pamela viene a conoscenza dei fatti. In quei giorni dice ai giornalisti: sono orgogliosa di lui. Stavo per mandarlo alla scuola di volo, ma immagino di non doverlo più fare. Il 2 ottobre 2009 è stato emesso un nuovo mandato di arresto nei confronti di Colton, l'ennesimo, seguito però due mesi dopo da un mandato di arresto federale per il furto dell'aereo a Bonners Ferry. A questo punto è diventato il principale sospettato di circa 100 furti in tre stati diversi, Washington, Idaho e Canada. Tra gli oggetti rubati troviamo ovviamente anche automobili, aeroplani e motoscafi. Committing dozens of burglaries of stores and homes, both lavish and modest. He's accused of stealing everything from cash to food to boats to small airplanes.
Ma come potreste immaginare, incurante delle accuse che si accumulano, Colton il 10 febbraio 2010 mette le mani su un altro Cyrus. Parte dall'aeroporto della città di Anacortes e atterra sull'isola di Orcas. Il giorno seguente saccheggia un negozio locale e ruba più di $1000 in contanti. Ma la parte più divertente è che prima di lasciare il negozio si prende il tempo per fare una delle sue cose preferite: prendersi gioco di chi lo sta cercando. Infatti, abbracciando il suo soprannome, usa del gesso per disegnare una scia di piedi che sembrano usciti da un cartone animato e che serpeggiano su e giù per i corridoi del negozio. Le impronte terminano con un messaggio: sia tradotto, ci si vede. A questo punto anche l'FBI, che si sente chiamata in causa, si schiera sull'isola di Orcas. La guardia costiera pattuglia le acque al largo e gli elicotteri sorvegliano dall'alto. Ma Colton riesce comunque a raggiungere la vicina isola di St. Wen, dove pilota una barca per tornare al quartier generale, ovviamente Kameno. Appena dopo, l'FBI decide di assegnare una ricompensa di $10,000 a chiunque sia in grado di fornire informazioni utili alla cattura. Le isole vengono tappezzate con i poster con la scritta Wanted, i classici che magari vediamo nei film. Adesso facciamo un gioco, indovinate un po' da chi arrivò l'unica informazione utile. Il 31 maggio 2010 viene lasciata una nota scritta a mano e $100 in contanti in una clinica veterinaria vicino Raymond, Washington. La nota diceva: sono passato di qui e avevo dei soldi extra. Per favore, usate questi soldi per la cura degli animali. Firmato Colton Harris Moore, meglio conosciuto come The Barefoot Bandit. Arriviamo a giugno 2010. Colton deve definitivamente lasciare la sua casa. La situazione nello stato di Washington è insostenibile. La pressione della polizia è troppa. Il ragazzo si fa strada attraverso il paese con una serie di auto. Guida finché non esaurisce il carburante, poi scende e si mette in cerca di un'altra auto da rubare. Arriva così fino all'Illinois. Il 4 luglio 2010, un Cessna viene denunciato come rubato da un aeroporto a Bloomington, nell'Indiana. Come si sospetta immediatamente, il colpevole è il Barefoot Bandit. Oh shit, here we go again. Where, oh where, has the Barefoot Bandit gone? Where, oh where, has the Barefoot Bandit gone? La destinazione prevista è Cuba, a causa di mancanza di trattati di estradizione con il governo degli Stati Uniti. Colton però riesce a volare solo fino alle Bahamas e atterra vicino all'isola di Great Tobago. They say he's an abaco, he's become a cocky joe, where they hiding? Anche questo atterraggio è tortuoso, ma Colton non si fa niente. Ormai abbiamo capito che ha 7 vite. E fortunatamente quasi subito trova la strada per un vicino villaggio di pescatori, dove sopravvive per alcuni giorni rubando cibo dai negozi e dai ristoranti. Ma tutto finisce, anche la fortuna. Colton Harris Moore was captured wearing shorts, a t-shirt, and yes, he was barefoot. And true to his name, Barefoot, he stepped off the plane and headed to jail. Harris Moore was arrested earlier this month in the Bahamas. 19-year-old Colton Harris Moore was arrested after police shot out the engines on a boat he had stolen. He apparently arrived in the Bahamas a week ago after crash landing a plane he had stolen in the U.S. L'11 luglio 2010, all'età di 19 anni, viene catturato poco prima dell'alba ad Harbour Island, nelle Bahamas. Grazie ad una serie di segnalazioni da parte dei residenti, la polizia locale è riuscita ad avvicinarsi al fuggitivo. Colton prova a scappare con una barca, ma si incaglia su un banco di sabbia e rimane bloccato a poca distanza dalla riva. La polizia crivella di colpi il motore della barca, per essere sicuri che non riesca a ripartire, e gli ordina di alzare le mani. Colton risponde puntandosi una pistola alla testa, ma alla fine si arrende. Il 16 dicembre 2011 viene condannato a 7 anni di prigione e ad una multa di circa $1.4 milioni. Durante il processo ha spiegato che i suoi genitori non hanno mai ascoltato le sue richieste di aiuto e che lui voleva solo vivere una vita normale. Il giudice incaricato del processo ha espresso grande ammirazione per il giovane. Parla della sua storia come il trionfo dello spirito umano. Quando ho sentito questa frase per la prima volta mi si è stretto un nudo in gola. Fino a quel momento mi ero fermato al lato ironico della faccenda. Ed è più che comprensibile, si
parla sempre di un ragazzino che prende per il culo l'FBI, giocando ad una versione sotto steroidi di guardie e ladri. Poi ci ho riflettuto. Lo Stato avrebbe potuto aiutarlo e allontanarlo dalla famiglia quando era ancora un bambino, senza aspettare che la situazione degenerasse, per poi intervenire solo per metterlo in galera. Una cosa che mi ha colpito leggendo gli atti processuali è che lo stesso Colton, durante i primi anni, quelli di convivenza con la madre, faceva decine di chiamate al giorno ai servizi sociali, ma nessuno si è fatto vivo. Colton ha dimostrato da un lato di avere un'intelligenza fuori dal comune e dall'altro anche un animo buono, infatti ruba senza aggredire nessuno e lo fa esclusivamente per sopravvivere ed essere libero. Chissà dove sarebbe potuto arrivare se fosse cresciuto in un ambiente diverso o avesse avuto una guida. Il mito del bandito scalzo è paradossalmente anche una storia di tenacia e riscatto, di un ragazzo che scappa da una situazione orribile, sopravvive con le proprie forze e realizza il suo sogno di volare. È chiaro però che il tutto non si può vedere completamente sotto questa luce e gli illeciti non si possono ignorare, ma sono proprio gli errori che ci rendono umani e tutti hanno diritto ad una seconda possibilità. Possibilità che viene data a Colton e che segna un finale agrodolce. Il 2 settembre 2016, all'età di 25 anni, è stato rilasciato dalla prigione in libertà vigilata ed è andato a vivere vicino Seattle. La 20th Century Fox acquista i diritti per lo sfruttamento della sua storia, vuole fare un film su di lui e l'assegno è di $1 million. The criminal best known as the Barefoot Bandit has signed a movie deal worth $1.3 million. Colton ha usato questi soldi per risarcire le vittime. Attualmente si sa molto poco della sua vita, ma in una recente intervista ha detto che sta ancora lavorando per ripagare i debiti che restano e che vorrebbe studiare per diventare un ingegnere aeronautico.